Show cooking dello chef Marco Cavallucci in Piazza Kennedy sabato pomeriggio. Terza giornata dedicata alla tradizione gastronomica ravenna. In Piazza del Popolo la fiera mercato con i prodotti italiani di Bell'Italia. In Piazza Kennedy le tradizioni romagnole di Bella Romagna, evento voluto da Confesercenti. Incontri, il tema del fine settimana. Sabato infatti la pasta ripiena romagnola si è accompagnata allo speck del Trentino Alto Adige nel piatto creato dal cuoco di Casa Spadoni. Domenica alle 18 l'ultimo appuntamento. Cucine aperte però sempre dalle 12. Noi abbiamo organizzato, diciamo, dal lato ravennate l'angolo romagnolo di Bella Romagna, ma in abbinamento al mercato che è in Piazza del Popolo, che è Bell'Italia, organizzato dai nostri amici veneti. E le contaminazioni avvengono attraverso un tortello che facciamo qui in Piazza Kennedy insieme allo speck trentino, e poi ci sposteremo domenica alla zuppa inglese abbinata in assaggio insieme al cannolo siciliano e con lo zibibbo. Quindi sta a significare dell'incontro dei prodotti italiani dalla Sicilia al Trentino fino alla Romagna, a terra ospitale. È sempre in evoluzione la cucina, quindi non c'è limitazione, la cucina deve essere un terreno libero, ma però fatto di conoscenza e trasparenza sui prodotti che si utilizzano. Avete fornito voi lo speck per lo show cooking in Piazza Kennedy, ma che tipo di speck è? Abbiamo uno speck riserva da 6-8 mesi di stagionatura. Questo qua è un cuore di speck, vuol dire che è la parte centrale dello speck. Poi abbiamo un altro tipo di taglio che è il quarto. Sempre riguardando lo speck abbiamo il pluripremiato filetto di speck, senza grasso, tutto praticamente sfilettato, viene poi affumicato e morbidissimo. Abbiamo anche lo speck di cinghiale, senza grasso, anche lui. Come potete vedere, oppure abbiamo i Camembert, che sono delle salsiccette di maiale affumicate. Abbiamo anche tre tipi di salami diversi. Nella lavorazione c'è qualcosa di particolare? Quello è un segreto che è dell'azienda. Noi proponiamo un raviolo di patate, quindi diciamo romagnolo sia per la pasta, un po' degli Appennini, diciamo che è abbastanza tipico delle colline forlivesi cesenate, assieme allo speck, quindi questa contaminazione qui col Trentino e il raviolo romagnolo. Perché appunto questa scelta? Beh, per unire innanzitutto, per come possiamo chiamarlo, gemellaggio fra regioni, e poi comunque credo che lo speck si abbini molto alla patata, quindi abbiamo pensato, visto che parliamo di paste fresche, proponiamo un raviolo di patate, quindi è nata un po' questa idea così. L'effetto finale è un piatto di che tipo? Dunque, noi avremo, le spiego un pochettino il piatto come abbiamo fatto, speck, tolto la cotenna, quindi visto che si parla anche tanto di cucina del recupero, abbiamo recuperato tutto. Abbiamo fatto bollire le patate con la cottica dello speck, abbiamo utilizzato le patate per fare il ripieno, un ripieno classico con parmigiano, noce moscata, mentre la cotica lessata l'abbiamo tagliata a quadrettini, fatta essiccare in forno a 60 gradi per 24 ore e poi messa giù in olio bollente che fa l'effetto popcorn, proprio si gonfia e rimane questa croccantezza, questa nota croccante al piatto, quindi utilizziamo tutte le parti. Mentre lo speck vero e proprio lo tagliamo a listarelle, lo facciamo saltare in padella con del burro parmigiano assieme ai ravioli e per completare il piatto qualche goccia di salsa di asparagi, visto che adesso è anche il periodo degli asparagi.